Ciao. Raggiunge una certa celebrità, si dice che non ha bisogno di presentazioni. Ti va bene questa come presentazione anche per noi? Allora, guarda, mi presento da solo, ecco. Volevo tanto avere tempo e modo per dar forma alle fantasie, quindi alle cose infondate, alle cose senza senso. E più che altro, più che la celebrità, è quel minimo di riconoscimento per cui uno dice: guarda, mi sono fatto questo trip. A chiunque altro gli dicono: tu sei scemo. Quando un minimo sei riconosciuto come scrittore, allora dicono: ah, hai avuto questa fantasia. E quindi questo è avere un posto consolidato dove potercele mettere, anche sociale, voglio dire, non solo il foglio, capisci? Tiziano Scarpa qui alla Feltrinelli ha parlato non solo ma soprattutto del suo spettacolo, del reading che ci sarà domani sera all'MPX. Ci vuoi descrivere più o meno di cosa si tratta? È una cosa che faccio con Luca Bergia e Davide Arneodo, due musicisti dei Marlene Kuntz. Abbiamo messo insieme un racconto per musica e parole. È la storia in sintesi di una persona che un po' dopo varie vicissitudini entra un po' per caso nel sistema televisivo e fa quel mestiere un po' da cartomante astrologo dove legge il destino delle persone, però lo fa in un modo diverso dalla consuetudine, si fa sognare. Cioè dice: io per conoscervi, per potervi dire che cosa è meglio fare per voi, che cosa vi conviene scegliere nella vita, dovrei conoscervi. Come posso farlo? Con una data di nascita, un segno zodiacale, leggendo le carte. Facciamo così: voi mi sognate, mi raccontate che cosa ho visto dentro di voi, io girello, perlustro il vostro animo, voi mi raccontate il vostro paesaggio interiore, che cosa è successo, che cosa ho potuto scrutare lì dentro. E allora forse potrò dirvi un po' chi siete, cosa è meglio per voi, per la vostra vita. Il bello è che tutti lo sognano. Cioè questa trovata che lui fa un po' per caso, la butta lì un po' per scherzo, attecchisce, e quindi da una piccola TV locale dove per la prima volta lo dice diventa sempre più conosciuto, più sognato, diventa sempre più sognato e diventa molto celebre, importante, potente questa persona. Ci sono anche nello spettacolo due musicisti dei Marlene Kuntz. Come nasce questa collaborazione con loro, in che occasione li hai conosciuti e come hai scelto di inserirli in questo spettacolo, oppure se sono stati loro a proporti una cosa? Avevo scritto per loro, come per molti altri autori, fra cui Carlo Lucarelli e altri, un micro racconto nel loro disco Uno, il disco che si intitolava Uno, è un paio di dischi fa. Ci avevano chiesto per ogni brano di inventarci una microstoria. Poi ci siamo trovati al loro primo concerto, dove hanno presentato per la prima volta i nuovi brani del disco al Teatro Tonelli, e io durante il loro concerto mi hanno chiamato sul palco a leggere delle cose, loro suonavano una suite, ci siamo piaciuti, Luca Bergia e Davide Arneodo poi mi hanno chiamato perché mi hanno detto che avrebbero amato far qualcosa insieme con me. Loro hanno una musica molto suggestiva, molto intensa, profonda, sentita, seria anche, e quindi ho immaginato che ci volesse qualcosa di altrettanto, insomma, se non allo stesso livello di intensità e di sentimento della loro musica, qualcosa di serio, del registro grave, insomma, e quindi ho scritto una storia così, non per nulla scanzonata, ecco. È stato bello come l'abbiamo montato lo spettacolo. perché ci siamo trovati nella loro sala prove, proprio nella classica sala prove, è anche un mezzo studio di registrazione perché anche la usano per registrare, dove ci sono proprio le pareti insonorizzate con la gomma piuma bugnata, un sacco di strumenti, e lì abbiamo davvero amalgamato testo e musica e mettendoli insieme in certi punti ne sono proprio venute fuori proprio quasi delle canzoni, dei brani veri e propri, quindi non è semplicemente stato un lavoro che consistesse nell'appiccicare le parole e la colonna sonora, ma proprio un'amalgama.